Sì, me la caverò. Io vado avanti da solo e voi mi raggiungerete fra mezz'ora. Ma io... Lo riconoscerai, c'è solo uno che sa giocare a biliardo come Cameron. Ho capito. Ma no, vestito così. Come così? Scusa, a biliardo non sai giocare, ma in quell'ambiente ti riconoscono subito. Se andassi io... Va bene, vacci tu. Davvero? Sì, vacci tu. Salve. Ma non c'è nessuno che sa giocare meglio. Perché? Eh? Ha detto perché. Gioco io. Andiamo, Cameron. No, ma non sono io, Cameron. Solo Cameron sa giocare ma così. Avanti, cammina, su, poche storie. Avanti, cammina, su. Avete visto? Sono fantasie. La realtà è un'altra cosa, come questa. Superinox Bolzano. La lama dal filo dolce come una carezza. Radersi con lei è facile, come un gioco. A proposito di gioco, partecipate al concorso Superinox. C'è una possibilità su tre di vincere. Basta prendere 6 pacchetti Superinox e spedire subito i 30 involucri nell'apposita busta fornita dal rivenditore alle acciaierie di Bolzano. Sono in palio 2 automobili e 50.000 litri di benzina. Superinox Bolzano, un primato italiano nel campo delle lame inossidabili. Ricordate, concorso Superinox Bolzano. Perugia, Colussi vi offre il Fantas Musical Rosello. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello Fantas Musical Rosello. Io sono l'alci rappante, da alce avevo voglia di scegliere dalle piante la più alta palla. Alla giraffa il collo ho chiesto per piacere ed ora mi sa tolle facile venere. Ma chi troppo in alto sale rischia di volare, dell'elefante il peso a terra mi fa stare. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello fantasmusica Rosella. Armati il mastino e pre, la storia è da narrare. Quando ero solo lepre, dai can dovevo scappare. Per cane diventare, anch'io dal più carino, mi son fatto prestare il muso ed ora sono un mastino, wow! Ma per stare più tranquillo, per far vita più sicura, ho preso all'armadillo la sua corazza dura. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello fantasmusica Rosello. Biggio e le amici siamo ed insieme a lui cantiamo viva viva gli indiscussi di Perugia Biscolussi. Biscotti Colussi Perugia. Per una sana colazione e a merenda. Il classico biscotto Rubino Colussi Perugia. Il frollino coi buchi. Il bisbiscotto Turchese Colussi Perugia. Viva viva gli indiscussi di Perugia Biscolussi. Sono queste buffonate? Alla tua età? Prima di tutto non sono Matusalemme io e poi l'arte non è età. Ma quale arte? Quattro strilli tu li chiami arte?
Strilli, sai quanto pagano lo strillo di un cantante ye ye? 30 milioni per il primo ye, 40 milioni per il secondo. Sarebbe diversa la nostra vita se io fossi un cantante famoso. Ma non li senti i tuoi ammiratori? Su, vai, vai a firmare gli autografi, non farti pregare, via. Ma che ammiratori, quelli sono selvaggi scatenati. M'han seguito dal teatro fin qui, m'han fatto la macchina a pezzi. Ma che cosa vuoi che sia? Per i dischi che ti comprano, è tutto amore, sono manifestazioni d'affetto. Vai, vai, su, non farti pregare, va, va, corri, va avanti, corri. Ma come, sei già qui? Quelli sono dei selvaggi, sono. Uno mi ha strappato una ciocca di capelli, un altro mi ha strappato due ciglia, uno mi ha levato un dente d'oro qua, e poi mi manca un dito. Ma no, eccolo qua, sciocco. Allora è la gloria, è il successo. Ma non fargli aspettare, no. Corri, corri, no, vai. No, non ce la faccio più, sono stufo, non è vita questa. Ma perché non siamo una coppia normale? Di quelle che possono restare a casa la sera a sentirsi due dischi. Walter, smettila di sognare. Allora cosa c'è di buono oggi? Simmental. Sì, Simmentalmente buona. Carne ricca, carne Simmental, talmente buona. Chi mangia più carne, più Simmental mangia, è un vero sportivo, chi mangia la carne. È un uomo moderno, di Simmental mangia, guardate che stile, che buon appetito. Noi siamo felici, mangiamo più carne, chi mangia più carne, più Simmental mangia. Vi ricordiamo che Bob è una sferzata di energia. Vi presentiamo... Non t'arrabbiare, non ti conviene. Salve Marietta, gli ospiti sono già arrivati? No, dottor, tu sei il primo. Quando si tratta di mangiare, Il commendatore, il marchese, la contessa... Dov'è Anatolio? Chi è Anatolio? Un maggiordomo adoro, l'abbiamo citato per questa sera. Ma Anatolio, che succede? La cameriera, signore. Ti ha mancato di rispetto. È troppo grassa. È un grave inconveniente, Anatolio. Gravissimo, signore. Capisco, Anatolio. Puoi chiudere un occhio, Anatolio? Lo chiuderò, signore. Ero sicuro che avremmo trovato una soluzione. Anch'io, signore. Infatti, ho già preso un provvedimento. Sì? E che cosa hai fatto, Anatolio? Ho licenziato la cameriera, signore. Qualcosa che non va, Anatolio? Il gilet grigio con l'abito blu, signore, non fa eleganza. Guardi il signore, invece, è un vero signore. Perché io cosa sarei, un cafone? Non sono io a dirlo, signore, ma se lei lo dice, ha la mia approvazione. Va bene così? Che altro c'è, Anatolio? La cravatta. Ah, mi dispiace, ma la cravatta l'ho comprata a Parigi. Anche a Parigi, signore, si vendono cravatte infami. Anatolio, questo è troppo. Il signore ha ragione, questo è troppo, io me ne vado. Anatolio, lei non può abbandonarci. È una questione di principio. Non ho mai servito gentiluomini con cravatte siffatte. Tu, giù, non te la prendere. E tu, Anatolio, servigi trecinar. Saggio consiglio, non arrabbiatevi per un nulla. Purtroppo i nostri nervi sono sempre a fior di pelle perché il ritmo della vita moderna ci sottopone ad un logorio continuo, incessante. Ma dal logorio della vita moderna ci possiamo difendere. E la difesa è Cinar, l'aperitivo a base di carciofo. Bevete anche voi Cinar e bevetelo così, 40 grammi di Cinar, una buccia di arancia o di limone e una spruzzata di Seltz ben ghiacciato. Ecco il vostro Cinar contro il logorio della vita moderna. Le tre gemelle Image presentano C'era una volta e poi. E da quel giorno vissero a lungo felici e contenti. E poi? E poi? E poi vissero a lungo felici e contenti. Sempre? Uffa, come sei noiosa, Nicoletta. Nicoletta è lei. Ieri eri tu. Però non lo sai. Che cosa non so? Che cosa è successo dopo? Ma? Già. Chissà se davvero vissero poi felici e contenti. Domandiamolo a Mago Padula. Mago Padula, Magica Bula, Bibi di Bobi di Bu. Poi di Aladino che cosa ne fu? Dicelo, dicelo tu. Chi mai? Aladino?
Vediamo qui sotto. Ah, eccolo, infatti, a pagina 8. Perduta la lampada, la storia ci dice, sposò la principessa e visse felice. Ed ora vediamo che accadde di poi, 10 anni più tardi, guardate da voi. Già erano nate, Allò onnipossente, ben 6 figlie femmine, ma maschi, ahimè, niente. E dato che il popolo l'erede esigeva, pensò che la lampada ancor ci voleva. Al fin di trovarla, impose al reame l'ammasso dei lumi di bronzo e di rame. A sera ogni casa al buio restava, veniva la notte e lui la cercava. Ma il genio taceva, il tempo passava e il buon Aladino cercava, cercava. E quando il buon genio ebbe al fine evocato, che cosa voleva se l'era scordato. Finito. E morale? Ahimè, sarteria, se il genio non trovi, ma va in fanteria. Sentito? Ma il mago Badula è un po' bugiardo e non bisogna prestargli molta fede. Comunque le favole, è bene lasciarle così come sono. Qualcosa di irreale, delicato, impalpabile, magicamente leggero. Come la biancheria? Image! È favolosa, meravigliosa, Image è sempre di più. La biancheria che sognavi per te, pratica e fine con me. Solo la donna sa quale felicità, quale piacere sottile darà di Image un capo indossare. Che biancheria è un'armonia che sa donar gioventù. È la magia che desideri tu. Image è bella, è sempre più bella, bellissima sempre di più. Biancheria Image, in nylon rodiatoce. Cesera! Cesera! Stelassa! Su chi? C'è che la corsa incomincia! E le scarpette te le sei messe, eh? Take it, scarpette! Ambrespo di stale pronto! È pronto! Bravo! Fai vedere chi sei! Con le scarpe moleggiate li straccio tutti, li straccio! Quella, ragazzi, vinca il migliore! Sta per avere inizio l'annuale corsa campestre. I concorrenti si scaldano i muscoli sulla linea di partenza. Uella, ce la farà l'Ambrose, ma... Ecco, stanno per partire. La tensione è al massimo. Partiti! Piade dei piumati, ma prontamente si rialza e si riporta sui primi. Il gruppo è compatto. Attenzione, il concorrente dei piumati tenta un allungo. Ma è subito ripreso. Permesso, ragioniere, che sorpasso. Vai, vai, vedrai che rimonta il dei piumati. Papà! Sei senza fiato. Che? Senza fiato? Ambrose, alla riscossa. La parola. Eccoli, all'ultima curva. Sono sulla dirittura d'arrivo. Vince il numero 2. Manca l'appello il ragioniere dei piumati. Ma eccolo, provatissimo, portare a termine la corsa. Ah, le corse mai più. Ambrose, che figura. Che ce dà, l'amica, che figura. Quasi, quasi faccio un bagno. Nell'acqua ci sto, ci sto. Però non mi bagnerò. Perché impermeabile io son come Glocco. Buonasera, mi riconoscete, sono Paolo Ferrari. Adesso vi dimostro che ad un attore con un poco di simpatia e un briciolo di popolarità, difficilmente la gente dice di no. La macchina da presa è nascosta, questo è il microfono. Tutto quello che voi vedrete è vero. Per favore. Dica. Scusi, veramente, sono Paolo Ferrari. Ho capito, ho conosciuto, molto piacere. È di Bologna, signora, lei? Di San Giorgio di Piano. Ma insomma qui è... Sì, bolognese. Io mi devo imparare questa poesia in bolognese. Lei? Sì, però l'accento è una cosa che... Che non va. Sì, che non... Provo io. Le dispiace, mi fa questa cortesia. Dunque, in campagna va bene. La testa la mzireva a sonde. No, vai, via, piano, piano. Dunque, la testa la mzireva. Zireva. A cercare un po' silenzio in giamantina. Silenzio in giamantina. E tant per principier, che vuol dire? Devo dire cominciare. Cominciare. Per principier, am son trouvé. Pes che in città, qui è scritto pes che in città, ma vuol dire peggio che in città, pes che in città, all'undi la mattina, cioè lunedì mattina, che è giorno di mercato. Ma questa è una lingua, non è più una... È una lingua, il nostro dialetto. È una lingua vera. È una lingua, il nostro dialetto. Perché con tutto...
La rosa di trattore. Di trattore? Che vuole dire poi il rumore dei trattori. Poi la rosa dai trattori. Andiamo a vedere. Giurezzi. I se spacheven d'armore. Dall'armore. Non mi dica, non capisco, non mi dica altro che intanto questa qui me la imparo. Questa intanto... Sì, gliela ripeto? No, la ringrazio. Intanto questa... Grazie tante, è stato molto gentile, grazie. Visto? Ad un personaggio conosciuto non si rifiuta niente. Ma c'è una cosa alla quale mi dicono sempre di no. State a vedere, andiamo in un supermercato. Perché ha comprato proprio là? La biancheria diventa bellissima e per me ci tengo molto alla biancheria. Da 6 anni che lo prendo e continuerò a prenderlo perché per me è il preferito. Per quel bianco che è inconfondibile. Allora questo me lo prendo io? No. Niente, me lo prendo anche io. Perché? Le prendo il suo Dash e in cambio le offro 2 fustine. No, non lo adesso mi sono 2 contro 1. No, non lo voglio. Niente glielo farebbe cambiare perché Dash lava così bianco che più bianco non si può. Sono il gran Pepe, lo slao che fa. Ciao Caffè presenta Pepe, lo slao do Caffè. Brasil! Santa! Carnaval! Carnaval? Sì, por Faruño, carnaval! Un immenso carnaval! Che vuol mucha fantasia! La fa lui? La fa lei? La fai te, Coco? Come? No, fa Fefe! Amigo, ma por fare della fantasia è sufficiente un pochino di collare! Per la fantasia è sufficiente un pochino di immaginazione! De fantasia! E con la fantasia, ma di todo, felicità di carnaval! Pepe, ma come fai te a far todo? Amico, il segreto c'è! Cicicu, Pepe, do Brasil, sao caffè! Freschezza e gusto fanno il caffè giusto! Sao caffè, tostato fresco come tu lo vuoi, a 2 passi da casa tua. Sao caffè, dall'aroma ricco e inconfondibile. Sao caffè, sempre fragrante, anche nei pratici sacchetti da 200 e 400 grammi. Cicicu, Pepe, do Brasil, sao caffè! Susa Italy, la camicia creata appositamente per il mercato comune europeo, la camicia di alta qualità garantita al 100%. Vi invita a vedere Mario Carotenuto innato con la camicia. Rosetta, dove sei? Sono qui, commendatore. Ma dove? Sulla scala. Ah, sono arrivati i quadri. Quali quadri? Ma come, non si ricorda? L'altro ieri è andato a vedere la mostra di pittura contemporanea. Bello schifo. Proprio così ha detto davanti alla commissione. E ha vinto tutti questi quadri per il giudizio più indovinato. Ah, ha telefonato un critico d'arte, ha detto che vuol vedere tutta la collezione. La collezione? Ben venga, peggio per lui. Noi abbiamo finito, commendatore, possiamo andare? Bene, volete prendere qualche cosa? No, grazie, sono stelle. No, dico se volete prendere un paio di quadri, anche grossi, anche tutti. Per carità, se li tenga pure. Buongiorno. Per carità, manco a regalarli. Che porcheria. Ma che è diventato un giardino zoologico, casa mia? Accidenti a me quando ho vinto quella maledetta lotteria gastronomica. Tutti questi animali! Ma se sono così carini! Anche i pesci sono carini? Via, lo porto! Via! Oh, santo cielo! Ma guardate cosa ha combinato! Pulisco subito prima che arrivi il critico! Oh, dico a te, un bel ripieno stasera non te lo leva nessuno! Commendatore, il critico! Si accomodi, professore. Buongiorno. Ecco i quadri, faccia lei. Sì. Come sì, sì? Dico, non ci siamo, mi dispiace, tutta roba dozzinale, senza fantasia. Ma qua bariamo. Chi e bara? Quello? Scusi, un momento di nervi. Zitto, per carità, non mi dica niente. E chi fa? Ecco qua l'opera che io cercavo da tanto tempo, che rilievo, che freschezza. Beh, sono di giornata. Questo sì che è un lavoro di getto. Altro che... Che natura morta, fa colpo. Beh, è una natura morta di colpo. Allora, posso pulire? Sì, non perdiamo tempo, io le offro 15 milioni per conto della Galleria Internazionale. 30 milioni, 45, pochi, 50 milioni a fare fatto. Per quella roba? Ma sa che lei è proprio nato con la camicia? Sì, Rosetta, ma precisiamo.
con una camicia di Popelin Capri. Popelin Capri, il Popelin di alta qualità con la più ampia garanzia. Soddisfatti o rimborsati. Un tessuto garantito Valle Susa. Capri, la camicia elegante, di classe e di grande durata, ora anche in confezione controllata. Valle Susa, il progresso al servizio della qualità, la qualità al servizio dei nostri clienti. Tocca a te. Gioco io. Andiamo, Cameron. No, ma non sono io, Cameron. Solo Cameron sa giocare ma così. Avanti, cammina, su, poche storie. Avanti, cammina, su. Avete visto? Sono fantasie. La realtà è un'altra cosa, come questa. Superinox Bolzano. La lama dal filo dolce come una carezza. Radersi con lei è facile, come un gioco. A proposito di gioco, partecipate al concorso Superinox. C'è una possibilità su tre di vincere. Basta prendere 6 pacchetti Superinox e spedire subito i 30 involucri nell'apposita busta fornita dal rivenditore alle acciaierie di Bolzano. Sono in palio 2 automobili e 50.000 litri di benzina. Superinox Bolzano, un primato italiano nel campo delle lame inossidabili. Ricordate, concorso Superinox Bolzano. Perugia, Colussi vi offre il Fantas Musical Rosello. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello Fantas Musical Rosello. Io sono l'Alcirappas. Sì, me la caverò. Io vado avanti da solo e voi mi raggiungerete fra mezz'ora. Ma io... Lo riconoscerai, c'è solo uno che sa giocare a biliardo come Cameron. Ho capito. Ma no, vestito così. Come così? Scusa, a biliardo non sai giocare, ma in quell'ambiente ti riconoscono subito. Se andassi io... Va bene, vacci tu. Davvero? Sì, vacci tu. Salve. Ma non c'è nessuno che sa giocare meglio. Perché? Eh? Ha detto perché. Ma sono un mastino, wow. Ma per stare più tranquillo, per far vita più sicura, ho preso all'armadillo la sua corazza dura. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello Fantasmusical Rosello. Biggio e le amici siamo ed insieme a lui cantiamo viva viva gli indiscussi di Perugia Biscolussi. Biscotti Colussi Perugia. Per una sana colazione e a merenda. Il classico biscotto Rubino Colussi Perugia. Il frollino coi buchi. Il bisbiscotto Turchese Colussi Perugia. Che dolce, avevo voglia di scegliere dalle piante la più alta palla. Alla giraffa il collo ho chiesto per piacere ed ora mi sa tolle facile vedere. Ma chi troppo in alto sale rischia di volare, dell'elefante il peso a terra mi fa stare. Tutti quanti amici siamo ed insieme noi cantiamo questo allegro ritornello Fantasmusical Rosello. Armati il mastino epre, la storia è da narrare. Quando ero solo lepre, dai can dovevo scappare. Per cane diventare, anch'io dal più carino, mi son fatto prestare il muso ed ora.